Appassionati di Magic, ben trovati. Oggi nuova live. Stavo notando che la proposta per questa settimana della Wizards non è che mi faccia impazzire tanto. Il soggetto della live non l'avevo ancora deciso. Pensavo al solito quick draft perché, sapete, è sempre molto divertente. Però questa settimana c'è Hour of Devastation, che come ben sapete non mi fa impazzire particolarmente. Ci sarebbe il competitive draft che però abbiamo provato a fare nella scorsa live ed è molto divertente per carità, però è dannatamente lungo e se imbrocca bene il mazzo dura veramente tanto, anche 2 o 3 ore e quindi non so, visto che oggi sono anche un po' stanchino, direi di fare qualcosa di abbastanza semplice e tranquillo e quindi avevo pensato di fare. Visto che ho recentemente rivisitato il mio mazzo Historic, ho fatto qualche piccola modifica e visto che ho finalmente terminato quello Wizards, più o meno, non è completissimo ma stiamo sulla buona strada, diciamo, e allora avevo pensato di fare un paio di Quick Constructed, perché quelli insomma si riescono a fare in un'oretta l'uno, se ce la facciamo chiaramente. E uno col mazzo Wizards e uno col mazzo Historic. Quindi parto subito a illustrarvelo il mazzo Wizard. Pensavo di partire col questo. E così intanto aspettiamo magari che viene qualcuno. Allora, 4 opt. Ho messo 4 opt. Anzi, vi presento prima le creature e poi il resto perché altrimenti non si capisce molto. Dunque, ho messo 2 Fanatical Firebrand. Questa è una novità. Perché ho notato che mi capita spesso di aver bisogno di un danno extra e o co comunque della flessibilità che questa carta ti dà in certe situazioni. Quindi ne ho messi 2. Questo è un esperimento, per il momento. È una prova. Per il momento mi sembra funzionare abbastanza bene, quindi dovrebbe andare bene. Ma lo vedremo adesso nel Quick Constructed. E vabbè, questo è immancabile. Gidulava Lanner, non penso che ci sia proprio bisogno di spiegarvi perché sta qui. In un mazzo del genere, chiaramente. 4 Soul Scar Mage, finalmente li ho potuti prendere. Ricorderete che li avevo solo in un paio di copie, 2 o 3 copie. Inizio 2, poi 3, insomma, ha avuto una lunga gestazione questo mazzo, sinceramente. Quindi finalmente ce n'ho 4. Poi ho messo, questa io la considero sul fronte delle creature, ho messo 4 Riddleform. E anche questa è un'aggiunta recente, nel senso che io avevo provato a metterne un paio credo per tappare dei buchi poi alla fine di carte che avrei voluto mettere ma non ho messo. E poi invece si è rivelata talmente utile e in linea poi con il mazzo assolutamente, perché questa si trasforma in creatura ogni volta che fai un incantesimo non creatura, che poi è praticamente il trigger principale di tutta l'archetipo dei Wizard, no? Come si chiama? Del prowess. Quindi io ne ho messe 4 copie. Poi ditemi voi se secondo voi sono esagerato oppure no. Cioè se ho esagerato in questo caso. Poi ho messo 4 Spellweaver Eternal. Vabbè, perché tra tutte le creature Wizard che ho visto di basso costo era quella che andava per la maggiore, francamente. E sinceramente devo dire che è molto versatile, soprattutto perché ha Afflict. Quindi comunque quei 2 punti danno glieli fai, se te la bloccano. Cosa non da poco in un mazzo che basa praticamente la sua strategia nel fare più danni possibile nei primi turni. Questa è una cosa purtroppo con cui bisogna fare i conti in un mazzo del genere, perché ovviamente mi è capitato di per un motivo o per l'altro di arrivare ai turni un po' più avanzati e avere poche cose da fare, insomma, è un bel problema, però è normalissimo per un mazzo del genere. Poi ho messo 3 Adelitz, ne avevo messi, mi pare, originariamente 4, se non erro. O 2, non ricordo, però ho modificato anche questa di quantità perché trovo che 3 sia l'equilibrio perfetto.
Oh, quindi adesso passiamo agli incantesimi velocemente. 4 opt perché sono assolutamente necessari per far girare un po' il mazzo, soprattutto all'inizio sono piuttosto utili, nei primi turni anche. Poi ho messo 4 shock, vabbè, ovviamente immancabili. 4 lightning strike, 4 wizard's lightning. Noterete, se avete visto il video in cui ho iniziato a fare questo mazzo, noterete che ho tolto il wizard retort, il counter. Ecco, l'ho tolto perché, non so, mi sembrava fuori luogo un counter all'interno di un mazzo che sfrutta queste meccaniche, che è molto veloce nel fare danno, che deve essere molto veloce nel fare danno, nello sfruttare tutte queste piccole trigger che ha. E quindi, non so, per perdere, tra virgolette, tempo con un counter e perdere il slot disponibili per il counter, mi è sembrata una buona idea toglierlo alla fine. E visto che ne avevo messi 4, se non erro, con gli slot liberati da quello, mi sembra che ho messo appunto i due Fanatical Firebrand e mi pare due Riddleform in più. Poi sul fronte delle terre, ovviamente siamo sempre messi male con le carte rare e con le wildcard rare, e quindi mi posso permettere solo uno e due di Spire Bluff e Sulfur Falls. La sideboard ve la faccio vedere così a occhio, tanto per il momento non vi serve, perché oggi faremo un quick construct, non il competitive. Comunque niente, cioè, ci sono Unsummon, ci sono i Negate, Abrade, i Wizard Rot, io comunque li ho messi nella sideboard ovviamente, perché po possono essere utili per particolari situazioni. Ho messo i Chain Whirler, non li ho messi dentro il mazzo originale per non appesantire troppo la cosa. Potrebbe essere un'idea togliere questi. Scusate, potrebbe essere un'idea togliere i Fanatical e mettere i Goblin Cervali, però non lo so. Tanto comunque più o meno il senso è quello, nel senso tendenzialmente il Chain Whirler viene messo per fare un po' piazza pulita delle creaturine 1-1, delle creaturine che hanno Costituzione 1, no? Quindi mi sono detto a sto punto metto questi che sono un po' più versatili e poco costosi. E poi ho messo due cari Expertise, perché ci sono parecchi casi che mi vengono in mente in cui potrebbe essere molto utile contro dei mazzi specifici. Ok, questo è il mazzo e direi di partire subito, così appunto se ci riusciamo ne facciamo addirittura due di Quick Constructed, uno con i Wizard e uno con il mazzo Historic, che poi vi illustrerò. Ve lo illustro comunque, perché anche lì ho fatto delle modifiche, poi insomma fatemi sapere che ne pensate anche di queste. Allora, quindi oggi domenica di relax, senza draft, senza cose particolarmente impegnative a livello mentale, perché non ce la faccio. Tra l'altro già adesso preparatevi a una modalità con un malus, praticamente gioco con un malus oggi, ovvero il sonno a potenza molto elevata. Non so se sentite troppo alto il volume. Magari fatemelo sapere se qualcuno riesce a scrivere. Oh, questa è una buona mano iniziale, perché ho 3000 spari, il Soul Scar e lo Spell Weaver. Fantastico, direi. Allora, io ecco, generalmente tendo ad essere un po' indeciso se lasciarmi il mana per gli shock vari. E no, però in questo caso conviene sempre fare lo Soul Scar per primo. No, mi sa che sentite un po' troppo alto l'audio, vero? Adesso ve lo abbasso un secondo solo, eh. Io farei. Allora, lui è a prowess, quindi potrei fare. Vabbè, intanto attacco. Ah, vi devo abbassare l'audio, se no mi dimentico. Tipo così. E là! Ciao, caro! Blasted Maybe, non so, non riconosco il nome, il nick. Delucidami se sei qualcuno che conosco con altro nome. Ah, sei nuovo? Bene. Ciao. Mi fa piacere. Ecco, perfetto. Mi fa piacere che ci sia anche gente nuova. Sono molto contento. Benvenuto. Oggi ti sei beccato purtroppo la giornata relax. Perché, come dicevo prima, sono un po' distrutto. Quindi non ho risorse mentali sufficienti per fare un draft. Però vediamo, dai, adesso
magari mi riprendo. Ho bevuto una quantità di caffeina non indifferente. Dovrebbe fare effetto tra poco, eh? Ok, allora. Intanto non so se hai visto la presentazione del mazzo all'inizio o se sei arrivato adesso. Allora, quindi lui mi ha fatto fuori tutte le creature e a questo punto io devo tirar giù lui. Per forza. Ah, visto, visto. Ok, che ne pensi? Suggerimenti? Allora. Però è ora che faccio anche qualche sparetto a lui. Lui ha blu, bianco, nero. No, io per il momento me li terrei. E mi terrei anche il mana, guarda un po'. Non so, se ho questo presentimento. Ah, va bene. Comunque puoi sempre dire la tua, ovviamente, non è che... Questo mazzo è abbastanza recente, nel senso l'ho iniziato a fare da poco. Cioè, in realtà la gestazione è stata piuttosto lunga. Però l'idea di un mazzo Wizard non è molto, molto lontana. Io lo faccio il Lavarunner, dai. Poi pensiamo ai Lightning. E quindi ha subito molte variazioni. Perché sembra facile, ma non è facile fare un mazzo Wizard molto ben bilanciato. Perché, come dicevo all'inizio, il rischio è che ti trovi alle fasi da metà gioco in poi, tipo ci stiamo avvicinando quasi a quelle fasi lì, in cui poi non hai più niente da fare e non gli hai fatto sufficienti danni, poi a lui inizia a girare tutto perfetto e ciao. E tu non hai possibilità di contrattaccare. Tu mi dirai, puoi metterci qualche peschino? Sì, è vero. Ecco, adesso potrei fare. Allora, lui si attiva con due o più istantanei. Io potrei scaricargli un paio di lightning addosso, così faccio 6 danni e questi... Eh sì, e sono 10, dai, proviamo. Facciamo questa cosa... No, aspetta, che mana mi ha tappato? Ok, giuste. Vinci subito... Sì, allora, diciamo che non è aggro proprio di quelli super veloci, però è pensato per essere molto veloce e soprattutto devi combare con tutte queste cose che hanno i Wizard, quindi prowess è appunto questo tipo numero di istantanee sorcery che sono nel cimitero e cose del genere. E devi sfruttarle il più possibile, come per esempio, ecco, vedi, infatti lui adesso me l'ha counterato, però e si è risparmiato solo i danni perché loro comunque sono pompati perché va sempre a finire il cimitero. Quindi in questo caso comunque il nostro obiettivo l'abbiamo portato avanti, che era quello di far pompare loro. Ecco, io questa cosa non l'avrei fatta se non avessi altri danni in mano, eh. Ok, tutte le creature prendono meno 3, meno 3. Va bene. Ce l'ha fatto fuori immediatamente. E io ne calo un altro. Mi sa che lui non ha creature comunque, eh. Oppure ha la classica creaturona gigantesca che aspetta 3 ore per calarla e controlla un po'. Ecco appunto. Lo Scarab God. Brutto. Questo io famo fuori subito. Non è che c'ha qualcosa particolare. Ah, quando muore. Ah, quando muore torna su. Ah, però, attenzione, aspetta, c'è... No, niente, non ho nulla che lo esili. Quindi questo muore e va a finire nella sua mano. Va bene. Vediamo che cosa riusciamo a inventarci. Oh, riusciamo a inventarci Adelitz. Intanto haste, quindi posso fare così. Posso farlo. A questo punto io andrei su di lui. Gli sparo 3 danni a lui, quindi lui diventa 3-3 e sono 6 e sta a 5. Vediamo un po', eh. Vai, vai. Ok. E se attacco anche con questo, gli faccio ulteriori 3, 2 danni, quindi sarebbero 3,
altri 5 danni e andrebbe a 3. E il turno dopo suppongo che abbia. Io attacco con tutto. Qui bisogna sbrigarsi a sfruttare tutte queste piccolissime cose. Perché altrimenti è troppo tardi. Deve per forza farmi fuori questo. Ok. E prende anche due punti vita. Ai ai ai. Ai ai ai. Basterebbe un fulmine. Che non ho, ovviamente. La vedo male. Tanto me lo tengo in mano questo. Vedi, solo per tre miseri danni. Probabilmente avrei potuto fare qualcosa di diverso nelle fasi precedenti, per cui mi tenevo tre danni e lui era morto, per dire. Quindi è per questo dicevo, devi veramente stare attento a tutti questi piccolissimi danni che puoi fargli e che fanno mucchio. Ci vorrebbe un opt, per esempio. Sì, potrebbe essere carino. Mo ce l'ho Gunter, guarda. No, queste non ci servono. Niente. Quando non esce la mana e quando esce solo mana. Viva Magic. Ok, crea un bellissimo token. Che ora ci fa 9 danni in tutto. No, mi sa che è andata questa, eh. Come si sente l'audio? Scusa se ti chiedo queste cose di tecniche. Si sente troppo basso rispetto alla voce o va bene? Cioè, perché ultimamente ho qualche problema nel regolare l'audio di questo gioco in particolare. Ah, perfetto, ok. Allora, l'importante è che si senta un minimo il gioco, perché sennò è brutto. Ok, a posto. Questa, sì, questa purtroppo... sicuramente avrei potuto giocarmela diversa ai turni iniziali, in modo da tenermi qualcosa, oppure fare due o tre danni in più. Chissà. Poi in caso mi studio il video e ci ragiono. Però non è facile il mazzo Wizard. Osviero. Allora, subito Adelitz, che non... Oh, subito Riddleform. Bella. Bella. Bella, bella. Peccato per queste doppie che... vabbè. Avrei preferito un'isola. Vabbè, comunque vanno bene. Vediamo un po'. Che vuole? Ah, prendi un punto vita, va bene. E vabbè, io farei questa, tanto non posso fare nient'altro comunque. Ah, bello, bella questa combo. Questo prende più uno per ogni volta che guadagna vita. E questo ovviamente gli fa guadagnare vita ogni volta che cala una creatura. Carino. Allora, io potrei farglielo fuori subito questo coso qui. Beh, dopo ovviamente. Sì. Non mi piace per niente. Ah, tra l'altro adesso che è uscita Magic 19... un po' sì. Ora che è uscita Magic 19 dovrei fare un controllo di tutti i mazzi per vedere se magari c'è qualche carta che posso sostituire che funziona meglio, cose del genere. Oh, si prende una carta e mi distrugge quella. Va bene, noi prima di fare questa cosa gli togliamo la creatura così. Ci ha distrutto una terra. Brutta cosa. Ah, però ce ne fa prendere un'altra base. Vabbè, allora... Allora posso starci. Oh, allora. Adesso io farei Adelitz. Sì, sì, sì. Così iniziamo subito ad attaccarci.
questo è il veicolo che si equipaggia con uno, che si, diciamo, attiva con uno. Ah, e ogni volta che attacca, metti un segnalino più uno, bellino. Ho arrivato il source car, eh. Però io quasi quasi farei questo. Sì, farei questo. Vabbè, tanto questo non prende solo con istantanei e sorcery. Ok. Allora, attacchiamo. Vai. E facciamo Read the Form e il Source Car. Ok. Ora lui equipaggerà subito. Potevo tenermi però. Sì, potevo tenermela questa in mano, eh. È un mana per questa, vabbè. Vediamo. Ok. Ciao ciao. Ecco, io per esempio adesso io ho questi enchantment non so come toglierli, francamente, perché non ho ovviamente rimozioni adatte. Potrei fargli 3 danni. Così lui si attiva e sono altri 4. Bisogna ragionare così. Sperando di non fare l'errore di prima. L'errore poi, che non è stato proprio un errore. Però se mi fossi tenuto un Lightning probabilmente sarebbe andato diversamente. Ok, adesso potrei fare o lo Spellweaver o quasi quasi anche un Opt potrei fare. Anzi, potrei fare questo. Oh, aveva East, che scemo. Vedi. E poi faccio anche l'opt. Che anche questo potevo farlo prima. Ok. Allora, sì, ci piace. Oh, adesso lui è. Sì, comunque io non ci avrei attaccato con questo perché è utile per fare quel dannino. Niente, non ha retto alla mia enorme potenza. Ok, niente, come vedi anch'io ogni tanto mi perdo con i trigger del prowess, perché per esempio l'opt potevo tranquillamente farlo prima di attaccare per dare un altro +1/+1, no? Tu hai iniziato da poco a giocare a Magic, proprio Magic, oppure hai iniziato da poco con Magic Arena? O è la prima volta che giochi a Magic proprio con Magic Arena? Due Reader Form non sono male, eh. Sì, io me la tengo questa. Bella. Quando poi li ho calati entrambi, basta e faccio l'opt e li si attivano tutte e due. No, figurati, perché pensi che io sia un campione? Sono una pippa totale. Però è divertente, è bello. Soprattutto ho giocato ovviamente con gli amici dal vivo, ma in questo caso devo dire che le live di Magic sono divertenti proprio perché c'hai interazione quando la gente parla, perché spesso mi è capitato di avere 5-6 persone in live tutti zitti. Ovviamente è tranquillamente. Ah, bene. Indovino che ti hanno passato la chiave beta da poco perché ce l'hanno fornita da 3-4 giorni, infatti. No, è bellissimo. Finalmente hanno fatto una versione di Magic più che decente. C'è sempre Magic Online, eh? Però è molto molto complesso, molto farraginoso, è un po' più. Oh, tu vorresti avere mana, eh? Ah, l'hai comprata? Va bene, perché è stupido, per carità. Ah, ti inviarono la key e non c'hai mai giocato. Allora, devo ragionare un attimo qui, eh. Tutti attivi. Ah, tutti attivi anche quando incasto l'altro Riddleform. Molto bello questa cosa. E peccato che non ho un fulmine per questo. Vabbè, allora io casto l'altro Riddleform, così si attiva questo. Che è volante e quindi controllo se qualcuno ha qualcosa di particolare. Ok, vai.
E poi facciamo anche un Soul Scar, perché che fai, lo lasci qui? Ah, quindi dal primo giorno, quindi parliamo di mesi e mesi. Dal primo giorno che è uscita la closed beta? Mamma mia, tanto, eh. Vabbè, meglio tardi che mai. Tra l'altro le versioni quelle iniziali di Arena erano piene di cose da sistemare, quindi sei arrivato al momento giusto, secondo me, eh. Grazie, ti ringrazio tantissimo, guarda, sul serio. Sei molto gentile. Io lo faccio proprio per hobby, l'hobby più totale, e quindi quando ricevo messaggi di ringraziamento mi fa sempre piacere, grazie. E figurati dei video, anzi. C'è mia moglie che dice che dovrei fare video di ASRM perché sono molto, molto pacato, molto tranquillo quando... Oh, vedi, vedi, mi è arrivato il Lightning Strike, aspetta, eh. Mi è arrivato il Lightning Strike. Allora, dunque, se lo lancio intanto lui diventa 2, quindi sono 3, 5. E potrei anche fare un opt. Mamma mia, guarda che faccio, eh. Però a chi lo faccio il Lightning Strike? Io lo farei a lui, direttamente. Grazie. Sì, assolutamente è solo per quello che lo faccio, anche perché non ho numeri chissà quanto grandi, quindi non, cioè, poi non mi interessa neanche. Sì, io ci provo, eh. Allora. Io farei così. Lightning Strike su di lui. Bisogna proprio premere sull'acceleratore in questi casi. Vai. Vai. E uno. Poi faccio anche l'opt. Stavolta mi sono ricordato. Vabbè, tanto sei già sfinge tu. Oh, una montagna. Ci piace. Lo sai che la metto giù? Io la metto giù perché voglio pescare qualcosa di più cicciotto. Ok. E ok, io a questo punto attacco con tutto, tanto sto qui apposta. Sono bei danni, eh. Sì, sono decisamente bei danni. Ecco, questo è come dovrebbe funzionare il mazzo Wizard. Siamo al quarto turno? Anzi, è anche stato un po' lento, però no, più o meno è giusto così. Bisogna sfruttare tutte queste micro sinergie. Credo che... A parte... Ecco, il problema è che adesso io non ho... Ok, tu gli dai... Wow! Ah, per ogni foresta, carino. Ecco, adesso non ho per attivare lui. Potrei farli tutti e due e niente. Tra l'altro lui comunque due danni glieli fa, anche se viene bloccato. E poi basta che pesco un fulmine. Oppure potrei fare Scree. Allora, io faccio lui. Ok, così intanto... Oh, vedi? Buono. Lightning Strike ci piace. Ok. E non attacchiamo, ovviamente. Salve. Death Touch indistruttibile. Ok. Direi che devi morire adesso, caro. Ok, fammi pensare. No, io lo parerei con questo. Non è Trample, no? No. Io lo paro con questo, così mi risparmio questi 7 danni. Vedi, se avevo questo qua già giù, vabbè che però no, è andata, perché quando lancio questo questi si attivano, è andata. Gli faccio 3 dannini a lui. Vai. Meno male. Per un pelo però, hai visto? Hai visto com'è? Proprio pelo pelo, perché già il turno dopo mi avrebbe rovinato praticamente. Mamma mia. Sì, però pelo pelo queste partite altro che rilassanti. A sto punto facevo il quick draft. Ok. GG. Oh, questo è un gold. Quindi mi aspetto che sia molto, molto più sveglio di me. In questo momento soprattutto. Lo so. Purtroppo quello è...
Quello è, diciamo, il downside di un gioco del genere. Anche se devo dire che i mazzi che ti precostituiscono loro sono davvero carini, eh. Bisogna ammetterlo. Metto subito giù lui. Quindi comunque hai un bel da fare. E poi te li costruiscono molto bene in base alle varie meccaniche e sinergie che poi ti troverai una volta che acquisirai le carte. Quindi, ma in questo sono ovviamente il gioco è loro, quindi non può essere altrimenti. Allora, io farei. Farei attaccare lui. E già hai qualcosa di preferito? Tra i vari mazzi che. Oppure qualche meccanica che. Qualche colore preferito, cose del genere. Cos'è questa? Non la conosco. M19. Ogni volta che. Oddio, questo c'è un mazzo draghi? Ai ai ai. Mazzo draghi vuol dire che mi devo un po' sbrigare. Allora. Io farei opt, così scatta lei. Spell Weaver. Spell Weaver. Sì. Vabbè. Ok. Eccolo. Subito il primo drago. E mi fa scartare una carta e poi tappando 50.000 cose. Torna nel campo di battaglia trasformato. Bene. Mi sa che questa sarà molto breve. Oh, che bella animazione. E vabbè. Hai vinto tu, eh? Quindi metti un segnalino. E devo scartare una carta. Ok. Questo con 3 mana, guarda che ha tirato giù. Certo che è 4-4, cioè non è che. No, devo capire bene sta cosa. Lo esili. E torna in campo trasformato da Planeswalker. Mazza che bello! Bello! Visto che roba? Ok, io devo far fuori al turno dopo in pratica. E come faccio? Ti ci hanno aperto. Bene, mi fai molto ben sperare. No, per fortuna dovrei riuscire a. Sì, ce la fa. No, non ce la faccio per un mana. Porca miseria. Ah sì, ce la faccio perché c'è lui. Vedi, vedi, vedi quello che dicevo all'inizio? È sempre utile avere un dannino. Un dannino, ma lui non è che lo può castare dal cimitero, cose bruttissime del genere, no? Vado, eh. Allora, per non saperne leggere né scrivere, io prima gli faccio. No, però. Aspetta, no, volevo fare. Dopo volevo fare lo Spellweaver, quindi facciamo così e così. Sì, ma. Grazie. Vabbè, cioè, con la carta davanti non riuscivo neanche a. E poi tu. Ciao Nicol Bolas. Oggi non ci apri. Va bene. Lo facciamo anche lui così. Siamo felici. Ok. Mamma mia. Che colpo. Bella carta. Bella proprio. E ovviamente lui ha 3.000 draghi in mano perché figurati. E questo mo che gli dico? Ogni volta che attacca, scegli un permanente per ciascun giocatore. Quei giocatori devono sacrificare. Ah, e poi giri la prima carta. Ah, e la metti in gioco. Ho capito. Un po' strano, eh? Io che gli dico a questo adesso? Mi sa che non gli dico niente. Potrei pararlo dopo con lui. L'unico modo è questo. Vai. Proviamo. Ah, però no, col cavolo. E lui mi sceglie un permanente che mi fa fuori. Diglio quando torna. Dice che torna lui? Pesca una carta. È bello questo mazzo, sì. Ne.
prende il mu. Ah, ne fa un altro di questo. Ok. Ecco qua, è un altro, eh. Che l'avevi profetizzata questa cosa, eh. Mamma mia, che paura tutti sti draghi. Carta una carta. E devo scartare Adelitz. Se voglio fare quella cosa simpatica. Ovviamente mi toglie Riddleform. Ma perché? Perché sei così cattivo? Facciamo scree. No, mi sa che va a finire un po' male, eh. Oh, aspetta però, dopo c'ho un fulmine, eh. Quindi posso farglielo fuori. Ah, scusa. Lo facciamo fuori subito. Certo. Vai. 3 e 3, 6. Mazza, oh, sto resistendo anche fin troppo, eh. Ah, e poi attacco anche con questo. Chi è? Così impari. Ok. Muccala, un altro drago. Ma quanti... C'è un massimo di draghi che puoi mettere nel mazzo? No, eh? Capirai, questo pesca, fa tutto il mana che vuole. Bello. Bello questo mazzo. Ecco, io ora, non avendo peschini, non posso sperare di fare chissà che cosa. Resili e torni come Planeswalker. Questa potenza è incredibile! Ah, bellissimo. Allora, pesca due carte. Fa 10 danni a una creatura o un Planeswalker. Con appena meno 3. Poi rivive le cose da un qualsiasi cimitero. Esilia tutto, tranne l'ultima carta della libreria. No, vabbè, ma è stupendo. Vabbè, ma questo è Dio, cioè... Dai. Vabbè, boh, cioè, sei meglio te? Qui? No. Nice. È la cosa più vicina a sei meglio te che mi viene in mente. Non ho assolutamente possibilità. Bravo, cioè bravo, bel mazzo, minchia. Bel mazzo. Ecco, una cosa che ancora non capisco perché non sistemino è che non si può cercare una carta per espansione. Cioè, se io voglio andarmi a vedere le carte di M19 che ho, per dire, che è impossibile. Oh, guarda quanti lava runner. Che sono un po' inutili all'inizio, però. No, non è bella, Ma con la mia sfiga col mulligan direi che va bene così. Sì, è un po' fastidioso quel mazzo. Vai con lava runner. E poi chissà quale tante altre cose c'erano in quel mazzo che io non ho visto, perché alla fine ha fatto tre draghi e un paio di artefatti, non è che ha fatto chissà che cos'altro. Mi informerò. Allora, questi sono wizard? Sì, sono wizard, quindi posso fargli 6 danni e attivarli tutti a 2. Allora, gli facciamo subito questi 3. E poi altri 3. E poi altri 6. Ecco. Ecco, questo è stato un buon inizio, diciamo. Però, vedi, ho finito le carte. Ah, sì? Si chiama proprio tipo M19 Dragon o Bolas Dragon Deck, una cosa del genere. Ok.
dopo. Vabbè, uno me lo parerà sicuramente. Bolas qualcosa. Ah, così? E che, perché? Ah, speri di fare cose turche adesso, tipo sparecchia tutto? Ok. Ah, perché ha lifelink. Ma io ho shock però. Carissimo, mi spiace. Sì. Vi abbiamo presentato il mazzo Wizard che gira piuttosto rapidamente. Anche se, diciamo, non era proprio la configurazione migliore, perché tre lava runner così di prima mano. Non so in quanti li avrebbero tenuti, però vabbè, sì, alla fine c'è stato. Alla fine c'è stato. Intanto invito a partecipare anche tutti gli altri spettatori, ci si diverte e soprattutto non mordo. Oddio, oggi forse un po' potrei mordere, però non voi, tranquilli. Ecco, questa è discreta tendente al buono. Ok, allora io farei subito, 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 subito. Questo per il momento è inutile. Oddio, in realtà sono tutti. No, faccio questo, eh. Poi lo cerco. Mi ha messo la curiosità. Anzi, lo cerco adesso visto che stavo pensando. M19. Bolas deck? Tipo? Ah, il famosissimo Scrounger. E questo è un po' fastidioso, eh? Oh, Riddleform. Riddleform, però, non ho ancora istantanei, quindi tenderei a fare questi qua. Anche se lui è rosso e potrebbe sparecchiarmeli in 5 minuti. Ciao, ciao King Paul. E parli di Magic Arena o parli dell'espansione di M19? Perché stavamo parlando di tante cose. Glielo paro? Ah, però aspetta, questo. No, questo si. Mi ciccia sempre. No. Che palle, vedi? Vedi, è proprio psicologicamente infastidente sto coso. E quindi parli di Magic Arena? E guarda però che schifo. Vabbè, questo lo calo intanto. Sì. Guarda, stessa cosa io, eh. Io giocavo molto raramente dal vivo, perché ho dei due o tre mazzi cartacei con cui gioco, ma proprio tipo una volta al mese, due volte al mese al massimo, con i miei amici. E mi sono fermato a questi ritmi per... grazie. Per anni e anni, alla fine. Perché Magic Online ovviamente neanche mi ci avvicino. Scusate un attimo, devo ragionare. Questa io gliela paro. E a Magic Online non mi ci sono mai neanche avvicinato perché è veramente troppo complesso. Ma non complesso come funzionamento, ma è complesso proprio stargli appresso. È farraginoso, è molto, molto pesante. E poi appena ho saputo che usciva questo, ho detto oddio. Vogliono fare una cosa alla Hearthstone alla fine, perché questo è un gioco fatto per competere con Hearthstone che la sta facendo da padrone in questo periodo. E ha detto: beh, proviamo, facciamo questa apply per la beta. E alla fine sono tornato a giocare anch'io. E di brutto proprio. E no, adesso io vorrei aprire una petizione su change.org. Non è che mo tutti quanti vi mettete a fare i mazzi con Nicol Bolas, per favore. No, sul serio, eh. Esatto, vedi? Uffa. Scartiamo un'isola. No, dai, però. Sì, esatto, Magic Online va benissimo, tra l'altro, perché ovviamente lì ci sono tutte le espansioni. Tutte, tutte. E devo. Devo dire che mi sta per fare un male cane questo tizio. Niente, non posso. Aspetta, però posso. Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcosa posso fare, eh? Ha sempre una risorsa in più questo mazzo.
E dicevo? Ah, dicevo, sì, che ci sono le espansioni, quelle vecchie, quindi ti puoi fare i mazzi Legacy, ti puoi fare tutto. E effettivamente quello ha il suo perché. Però, boh, non lo so, mi sono sempre tenuto bene alla larga. Quindi mi è capitato un altro mazzo Dragon. E che vi devo dire? Bravi, siete bravi. Soprattutto avete tante wild card, perché questo è leggendario, è mitico. Va bene, questo te lo faccio fuori subito, eh. Ah, guarda, aspetta, eh. Ragiono e poi. Ok, faccio così. Vai. E io gioco da quando Magic è in Italia. Quindi non so che cos'era. Probabilmente il 98, effettivamente. 96, 98, non so. Dunque, gli blocco questo. E a questo punto gli blocco anche questo perché mi ha scassato i maroni. Quindi ho iniziato a giocare anch'io quando facevo le superiori. Calcola. E quindi Magic Online mi ha sempre incuriosito, effettivamente. Io ci ho provato a giocare a Magic Online, solo che non so, non era proprio overwhelming, cioè ci dovevi stare veramente troppo appresso. Poi il fatto che c'era anche tutto il mercato, la compravendita, era proprio. Avevo paura. Avevo paura che mi prendesse tanto e molto di più che il cartaceo, perché comunque col cartaceo devi. È diverso. Abbiamo perso comunque nel frattempo. Ed è diversa la cosa rispetto al digitale, capito? O perlomeno mi ha sempre fatto questa impressione. E niente. Purtroppo contro i mazzi drago oggi non va molto bene. Questo è carino, Valduk. Ok, adesso l'ho fatto bene, vero? Immagino. Invece qui è diverso. Qui è molto più Alerston. Io lo so che pare brutto dire Alerston, però è quello che è, effettivamente, è molto più diretto. Infatti non credo proprio che metteranno mai cose cooperative. A me fa impazzire come formato il Two-Headed Giant. E mi piaceva molto quando l'ho ritrovato nei vari Magic, quelli là ai tempi dell'Xbox 360 e Duels of the Planeswalker. Lì praticamente giocavo solo con i Two-Headed Giant con gli amici sul divano, sulla stessa console. Quindi non credo proprio che qui si arriverà mai a una cosa del genere. Però è fantastico, è bello, e mi piace anche l'economia generale di gioco, com'è bilanciata, la stanno sempre bilanciando meglio. Insomma, bello, bello. No, è vero, non è neanche troppo pay to win, però effettivamente se non cacci un euro, devi giocare parecchio. Devi veramente giocare parecchio per arrivare a fare mazzi più o meno competitivi. Allora, adesso vi faccio vedere il mazzo Historic che ho modificato leggermente. E poi facciamo un altro Quick Constructed con questo, sperando che vada un po' meglio. Allora, 4 Sile Away, questi non li ho toccati. Ho diminuito i Blink of an Eye per una questione di praticità, nel senso che mi è capitato spesso di averne troppi in mano e non quando avrei dovuto e potuto avere qualcosa di meglio. Quindi li ho diminuiti leggermente. Il Merfolk Trickster, che è tanto amato da me e tanto odiato da chi mi dice che non è sinergico con questo mazzo, io lo trovo sinergico soprattutto perché in combo con questo ovviamente è fantastico, perché al turno suo gliela tappi e o al turno suo o al turno tuo quando tocca a te gliela esili volendo. E in ogni caso il fatto che ti fa togliere tutte le abilità della creatura non è da sottovalutare. Io l'ho sfruttata tantissimo questa cosa. Aspetta che leggo. Sì, col draft devi intanto sa sapere quello che fai, perché il draft è veramente complesso. E poi se usi il draft per prendere le carte che ti servono, poi ovviamente diciamo che sprechi la tassa d'ingresso, perché raramente riesci a prendere quello che ti serve e costruirci attorno un mazzo buono che ti fa vincere. Può capitare, per carità, perché cioè, chi è davvero bravo ai draft lo fa. Poi ho messo 4 History of Benalia. Questo l'ho aumentato. L'ho aumentato perché? Perché insieme a Raf, che ho aumentato anche lui a 4, io Raf lo adoro, mi è capitato di puntare
poter fare l'istorie venale al turno dell'avversario e quindi calare praticamente due token, diciamo, allo stesso turno di gioco per me, che non è male. Vabbè, Wizard e Retort, questi non li ho toccati chiaramente. Un cast out solo, questi ce n'erano, mi pare, due o tre. Allora, diciamo che questo bilanciamento è fatto in questo modo in ottica del competitive e quindi va bilanciato poi con la sideboard. Però adesso proviamo a vedere come funziona in Quick Constructed. Questo l'ho lasciato a scapito di due terre, pensate, il gioco me ne consigliava 26, sì, me ne consigliava 26 il gioco, però secondo me 24 sono più che sufficienti, quindi visto che è necessario avere parecchio riciclo di carte, ho messo due Illumination. Raff, come ho detto, ne ho messi 4, Lira ne ho messe 3 ed erano 2 prima, ed ho diminuito un Teferi. Anche questa cosa sarà sicuramente criticata. Però non so, io ho voluto bilanciare così, adesso vediamo come funziona. Che ci ho fatto solo qualche partitina veloce, sembra funzionare. Però ho messo anche due Walking Ballista, che prima non c'erano, perché sono troppo versatili per non metterle. I Torrential Gyalak li ho lasciati a due. Come al solito la sideboard ve la faccio solo vedere così di sfuggita, ma visto che non la utilizzeremo adesso. Ok, questo è il mazzo. Prima di andare, non so se avete suggerimenti? Anzi, mo ve lo rimetto perché insomma i suggerimenti sono sempre ben accetti. Oh, intanto che voi leggete, io ormai mi sono fissato a cercare quel mazzo, eccolo. È questo? No. Ah, sì, è questo. Mi sa che è tipo questo. Aspetta che ve lo faccio vedere un secondo, eh. Blessed Maybe, che per caso era questo? C'erano tre, appunto, tre Nicol Bolas. Ah, però mi sembra che c'era anche un altro. No, non è questo proprio specifico. Questo è più che altro un midrange Grixis. No, quello era proprio basato sui draghi. Bolas Grixis, questo? Ciao King Pooh, grazie mille di essere passato, mi ha fatto piacere. Alla prossima, non so se poi capiti su YouTube dove butto tutto quanto quello che faccio, ci vediamo anche lì. Vabbè, mo non mi ricordo, cioè non so qual è di preciso il mazzo suo, però comunque si trovano già. Vabbè, niente, adesso non sto a perdere tempo qua per. Però giuro che. Ops, ho sbagliato scena, quella era la scena di quando faccio le live di retro gaming. Va bene, vado. Quick Constructed. Historic. Vai, partiamo. Spero che vada un po' meglio. Intanto c'è Subutai, che è un affezionato del canale, che sta commentando su YouTube invece di venire qui in live. Ma ti devo baccagliare. Aspettate, che mo lo baccaglio in diretta. E intanto, dunque, questo ok. Due Seal Away e due. Bruttina. No, no, questa devo mulligarla, non mi piace. Questa fa schifo lo stesso, però un po' meno schifo. Considerando poi che ho lo scry. Ok, Wizard Retort. No, mi servirebbe un mana, grazie. Allora, ora ti dico, eh. Allora, io per iniziare consiglierei di comprare pack o tenere i gold, peraltro. Io all'inizio qualche pack lo terrei. Lo prenderei, ma non spenderli tutti per comprare i pack. Perché? Perché gli eventi sono molto molto remunerativi in questo gioco, soprattutto se inizi ad ingranare un pochino. E soprattutto fatti le quest, fatele tutti i giorni. Questo che fa? Ok. Fatele tutti i giorni, se puoi, chiaramente, non è che devi stare lì, oddio, devo fare quest. Perché fai tantissimi gold. E se riesci a fare tantissimi gold, riesci anche a sbustare qualche pacchetto. Io ti consiglio per iniziare, se ti piace Dominaria. Dominaria è stupenda come espansione. E tra l'altro è molto sinergica anche con alcune carte di Magic del 2019. Quindi magari puoi fare un po' e un po'. Grande, bravissimo. Tra l'altro poi più vinci con le quest, più sblocchi anche dei pacchetti.
Allora, questo non stappa. Ah, ok. Potrei fare subito un Benalia. Io ricordo che all'inizio non ho comprato pacchetti con i gold, proprio quasi per niente. E ho iniziato a fare tanti, tanti soldi con le quest, appunto, e poi ho iniziato a partecipare agli eventi e con quelli qualche pacchetto è iniziato ad arrivare, oppure altri gold. Allora, quando ero in surplus di gold, tipo che ce n'avevo boh, 5.000, 6.000, 7.000, allora ogni tanto qualche pacchettino lo compravo. Perché poi devi anche basarti molto sulle wildcard. Questo però non mi piace per niente. Ah, potrei fare già... Gli sparecchi un po' di gente. Allora, io rimarrei un attimo così. Vai. Potrebbe essere un'idea sparecchiarlo adesso perché dopo prendono tutti più 2 più 2. Che fa? Ah, ok. Carino. Sì, qualche pacchettino ogni tanto assolutamente male non fa. Poi, guarda, a un certo punto io mi ero talmente tanto affezionato al gioco, nel senso che l'ho proprio apprezzato talmente tanto che proprio come... Allora, aspetta un attimo, se io questo intanto lo tiro giù, così gli attappo lui. Guarda, e mi ero tanto, dicevo, affezionato al gioco e al bel lavoro che stavano facendo, e poi soprattutto al fatto che erano molto reattivi sui forum. Sul serio, davano molto retta a quello che gli dicevamo. Io ho voluto dare, non so, 10 euro se non ero 20 euro. Quindi ho preso un pacco di gemme e con quelle poi mi sono giostrato con un po' di pacchetti, eccetera, eccetera. Quindi anche quella, per carità, è una scelta che puoi fare tranquillamente. Però non è assolutamente necessario spendere soldi. Anzi, puoi campare tranquillamente senza. Questi io li farei attaccare tutti e due. E quindi se prevedi di campare, diciamo, di andare avanti con i gold. Oh, questo non è bello. Però va bene. E sì, il suggerimento è magari tieniti una soglia per gli eventi e poi qualche busta da 1000, assolutamente sì, è fatto apposta quello proprio. 1000 gold a busta non è neanche troppo se hai notato con quanta rapidità riesci a fare gold con le quest quelle giornaliere. No, come economia di gioco è fantastico, devo dire. Ah, tu attacchi con questo. E tu attacchi con questo e che facciamo? Te lo paro? Io te lo paro. Te lo paro con questi due che sono carne da macello. Vai. Ok. Va bene. Adesso devo indurlo ad attaccarmi con tutti Oh, c'è un altro Benalia. C'è un altro Benalia. Però potrei non farlo. Così gli sparecchio un po' di creature. Però ho sempre tempo di sparecchiargli le creature. In effetti. E io faccio Benalia. Ok. Sì, chiedi pure tutto quello che vuoi, figurati. Allora, per i pack dipende solo da che tipo di mazzo intendi fare, perché ovviamente ci sono degli archetipi precisi o delle meccaniche precise che trovi solo in determinate espansioni, oppure che sono attuabili solo da determinate carte di determinate espansioni, quindi è necessario averle per forza. Però io se devo darti un consiglio proprio spensierato... Parti da Dominaria e da M19. Dominaria, te l'ho detto, è una delle più belle espansioni degli ultimi anni, secondo me. Questo non è bello. Tutte le mie creature entrano tappate. È una delle più belle espansioni, dicevo, e quindi merita tantissimo. E poi puoi integrare con Magic 19, che essendo un set di base, ti fornisce alcune carte che sono molto molto utili. Ma da solo, allora, se facessi solo M19, secondo me non riusciresti a costruire qualcosa di divertente e sinergico all'inizio, ovviamente. Poi, chiaramente, se hai tutti i draghi, allora a quel punto riesci tranquillamente a
fare cose belle, come abbiamo potuto vedere prima. Però, secondo me, se ti piace l'espansione, se hai dato un'occhiata alle carte, alle meccaniche, insomma, fatti un giretto. Oh, un altro Benalia. Giusto, perché entrano in gioco tappate. Ah, e poi ovviamente devi considerare che qui siamo in standard. Quindi ti consiglierei di non, visto che ci sei, e soprattutto se spendi soldi veri, di non prendere pacchetti di espansioni vecchie, che usciranno dallo standard fra 2, 3, 4 mesi, insomma. Poi sei liberissimo, perché ovviamente tu potresti farti il mazzo che esce dallo standard fra 4 mesi perché vuoi giocartelo e perché ti piace, come ho fatto io per i zombie, per esempio. I zombie, mo, fra un po' usciranno dallo standard, alcune delle carte che ho preso io. Ok. La partita è un po' strana, eh? Non attacco. Non posso fare Settle the Breakage perché non ho un mana libero. Però vabbè, vediamo. Non so, tu hai iniziato a vedere salve. Comincia a tirare giù un po' troppa roba, eh? Amico Fritz. Solo che non ci attacca però. Attacca solo con sto cosetto minuscolo. Ah, allora attacchi. Questi sono troppi. Allora io parerei. Ovviamente le espansioni un po' le conoscerai già, no? Oppure sei proprio a digiuno magari di quelle un po' più datate. Allora io adesso devo farmi attaccare al turno dopo, praticamente. Quindi, molto a digiuno, ok. Vai. Ecco, magari allora parti da qualche video in giro, oppure ovviamente ci sono un sacco di guide che ti dicono i vari archetipi. E non so se c'è qualcosa che ti piace. Io, per esempio, ricordo di essere partito dall'idea di costruirmi un mazzo preciso, diciamo, con una meccanica che mi piaceva in quel periodo, che erano appunto gli zombie. E piano piano me lo sono creato molto molto lentamente. Devo attaccare. Devo attaccare anche a rischio di farmi parare con questo. Così dopo lui mi attacca tutto. Proviamo. Dai. E dicevo, poi comunque verrà piano piano automatico, facendo partite, incontrando persone, incontrando ma mazzi che non avevi mai visto. Dio, guarda quello che bel mazzo, quasi quasi lo faccio, cose del genere. Sarà automatico. Arriva proprio la scimmia di scoprire tutti i vari mazzi e di crearteli. Però chiaramente devi partire da uno. Salve. Ah, ok. Mi esilia qualcosa. E che mi esilia? Ah, la Benalia. Che misili? Non capisco. Non sta indicando nulla. La Benalia sarà. E vabbè. La Benalia. Ora spero che attacchi con tutto. Dai, dai, attacca con tutto. Bravo. Ma che fai? Non attacchi con questo? Dai, anche con lui. No. Che possino. Vabbè. Oh, dicevi? Quando giocavo molto tempo fa ero letteralmente fissato con i zombie, dai! e quello pensa che è il primo mazzo che ho fatto qui su Magic Arena. E non so se hai visto anche i vecchi video della serie di Magic. Ma che è successo? Ho sbagliato io? Ah, quando muore crea. Oh mamma. Vedi? Vedi, no, essere distratto? La cosa è rimasta. Fatti un mazzo zombie. Certo che purtroppo sono espansioni vecchie. No, questo mi sta veramente facendo tanto male. No, ma che, figurati. Anzi, parlate, scrivete, tranquilli, ci mancherebbe. Sono io che devo concentrarmi magari sulla mossa e poi leggere, solo che mi faccio prendere dai discorsi.
Tanto sto qua per non per vincere, ma per stare con voi, quindi. Dunque, la vedo male, ovviamente. Questa, la premessa è questa. Però c'ho in serbo delle sorprese. Vai, vai. Questi potrei farglieli fuori. Non tutti, ma quasi tutti. Ah, li hai visti tutti, grazie. Quindi ti piace il mazzo zombie quello bianco-nero? Quello è il primo con cui sono partito praticamente. C'avevo sta fissa. Attacca con uno? Perché? Ah, perché tu pensi che io abbia un altro di quelli. Ah, bravo. Sei molto scaltro. No, ma ha attaccato con tutti. No, vedi che non avevo capito a livello grafico. Cioè, c'era una freccina sola. No, vabbè, niente, questa è stata colpa mia che non ho capito. Glieli potevo far fuori tutti. Vabbè. Ti mancava tutto, lo so. Niente, me la sono proprio presa in quel posto perché. Perché graficamente avevo visto una freccina sola, invece erano tutto il pacchetto che attaccava. Tutto il gruppo qua. Dai, dai, che hai vinto, su, basta. E tanto gliene faccio fuori 3, 1, 2, 3, però tutto il resto entra, niente, dai. Mi ha disintegrato. Oh, dicevamo. Intanto, adesso posso parlare tranquillo. Per quanto riguarda le espansioni che escono dallo standard, secondo me vanno valutati ovviamente. Ecco, queste qua iniziano a, diciamo, essere tolte dallo standard già tra 2 mesi. Capito? E il mazzo zombie è tutto qua dentro, praticamente, guarda, vedi? Tranne Amonkhet, questa. No, no, qualcosa di Amonkhet effettivamente c'è. Però ecco, Amonkhet sta qua. Insomma, è rischioso. No, è quasi tutto Amonkhet i zombie. Quindi mi sa che non. Allora, se te lo vuoi fare così, tanto però sprecheresti molte risorse per fare una cosa che tra 2 mesi esce dallo standard. Quindi a questo punto ti consiglio di andare. Non so, di sceglierti qualche meccanica o qualcosa che ti piace tra Dominaria o Ixalan e vai con quello. Ciao Grascestro! Ben ritrovato, come non lo sapevi? L'ho annunciato stamattina, l'ho riannunciato dopo perché ho anticipato, visto che il Kraken è andato a letto presto. E poi, ovviamente, ogni volta che vado in live esce l'avviso sulla pagina. E mi sono reso conto che è stata ancora. Ok. E esce l'avviso sulla pagina quella di Facebook. Sì, ruota subito, quindi niente. Non te lo consiglio. Accetto le tue scuse di non vivere in mia funzione, va? Però devi stare più attento alla pagina Facebook. Io ce l'ho apposta. Comunque, ti sei perso un. Ah, vedi, potevo farti vedere i mazzi al volo, vabbè. Ti sei perso un Quick Constructed con il Wizard che ho rimodificato. E ora stiamo facendo quello con. Ma guarda che sfiga, come al solito. E ora stiamo facendo quello con gli Historic che ho modificato anche questo. Una home vuota addirittura. Oh, ma che belle queste carte, ma guarda qui. Niente. Non so che dire, sinceramente. Non so che dire. Ora, non vorrei dire niente, però appena sei entrato tu, ho iniziato a pescare brutte carte. No, sto scherzando, ovviamente. Che palle, però, quando è così. No, no. Io non credo alla sfiga. Bravo, vai. Il Martini no, però, dai. Ti facevo più da whisky.
Guarda, se ora lui mi presenta il mio Mazzo Knights che è uscito tra l'altro stamattina il video del Mazzo Knights. Ciao, The Man Who Sold the World. Quando ci sarà la rotazione, resetteranno la collezione, quindi ora si può fare. Ah, resetteranno tutto, quindi. Resettano nel senso che il gioco esce dalla Closed? Sì, ho visto, è vero. Non posso fare. Ah, però potrei. Sì, potrei. Ah, tu dici, resettano comunque tutto, quindi. Vai tranquillo a farti tutti i mazzi che ti pare, tanto comunque. Sì, è vero, effettivamente sì. Se ti piace quello zombie, fatti quello zombie a questo punto, tanto poi. Torniamo tutti da zero. A parte le gemme, ovviamente. Scusate, no, a parte le gemme che avete acquistato con i soldi, quelle chiaramente ve le ritroverete. Ma hanno annunciato quando sarà la Open o. Sì. O stai ipotizzando che. Oh, adesso potrei fare delle cose, eh? Certo, l'hanno fatto apposta. Infatti, anch'io, come dicevo prima, ho cercato anche di contribuire un po' a tutto l'ambaradan, dando, se non erro, erano 20 euro o 10 euro, non mi ricordo che pacchetto di gemme ho comprato. E proprio perché avevo scoperto che le avrei riavute indietro una volta che il gioco fosse uscito dalla Closed. È un bel incentivo, in effetti. A fine estate, ok. E quindi probabilmente sarà, diciamo, contemporaneo all'uscita dallo standard, che è il 5 ottobre, se non erro. Abbiamo appena letto. Allora, questo mi ha quasi scassato, quindi io glielo sigillerei. Vai. E poi ti tacco anche questa. Ok, ah, vedi che i Crash Test ho rimesso le Walking Ballista, sarei contento, però non ho tolto i Trickster e di questo sarei scontento. Vabbè, facciamo un po' in po'. Allora, la ballista no, ancora no. Oh. Salve. Ah, bello questo. Questo dovrei tenerlo anche in considerazione per il mio mazzo. Lo sa che non ce l'ho però. E poi è rara. Oh, io ho dei grossi problemi con le wildcard rare. Molto, molto di più che con quelle mitiche. No, mi frega sempre di quello che pensi, che ci mancherebbe. E ok. Questa è brutta proprio. Diciamo non siamo partiti per niente bene, con questo Constructed. Anche perché non mi sta avvenendo niente. Posso fare qualche trucchetto dopo, ma. Neanche troppi. Va bene. Ne hai aperte due di Ariel? Ah. Ah, carina in effetti, eh. Oh, è vero, è Knight pure lei. Guarda qua. Ti mette un po' male, eh. Mamma mia. Allora, ragioniamo. Potrei rifargli riprendere in mano Ariel. Poi fare il trickster su questo, così non dà l'1-1, però dici tanto è inutile, perché comunque 5-4. Sì, beh, no, mi risparmio parecchi danni così. Ok, e uno glielo facciamo fuori. Vedi che servono i trickster?
No, vabbè, ho preferito prendere un po' meno danni da questo. E possiamo fare la ballista. Yeah! Ops. Ok. Però non è che faccio granché adesso. Veramente faccio poco. Bene. Che gli faccio fuori? Ovviamente quello. Il Trickster? Guarda, sono aperto a consigli, però veramente non saprei che metterci. Di quella fascia, per non sbilanciare la curva. Cosa? Cosa il Trickster? Sì, lo so. Sì, no, sì, ho capito che non ti piace il trick. Però ecco, non. Ho valutato anch'io di toglierlo perché effettivamente è sinergico solo in certi casi. Va bene, dai, mi hai proprio umiliato. Oh, allora. Al volissimo te lo faccio vedere. Fumigate, aspetta, oltre a. Perché ho già messo un set del breakage e non ne ho un altro, ovviamente. Potrei mettere. Grazie, grazie mille, Blasted MB. Mi ha davvero fatto piacere. È stato un piacere conoscerti e alla prossima. Magari ci vediamo anche su YouTube, sui commenti, insomma. Grazie, buona giornata, buona domenica. Allora, lo swippone serve? Sì. Però che tolgo? Tolgo un Silly Way? Tipo così. E metto Fumigate, ce n'ho un po' di più? Sì, ce l'avrei anche un altro. 1 e 1, un Settle e un Fumigate. Le creature erano. Prima erano molte di meno. E sinceramente un po' soffrivo di questa cosa. Ecco perché ne ho messe un po' di più. Però ovviamente è andato diminuendo il lato control con le varie altre cose. Quindi è tutto ancora da capire come va bilanciato. Quindi tolgo un altro Silly Way? Sì. Ma sì, proviamo. Ah no, aspetta, però devo ricordarmi che ho fatto questa cosa rimettendo i. No, vabbè, lascio così. Faccio così, va. Esatto. Lo metto qui, così. Me lo ricordo. Ok, vai. Vediamo un po'. E poi ti becchi anche il mazzo Wizard perché tu sei più esperto in quel ramo. Beh, dai, sì, di Wizard, sì. Tu ci giochi pure i competitive, no? Col Wizard. Dai. Oggi volevo anche fare un competitive, però non ce la faccio psicologicamente. Allora, no, vediamo un attimo di fare almeno una partita buona, perché davvero mi ha detto un po' sfiga, in quelle precedenti. O non è per. Guarda. Di nuovo. Sì, e beh, l'utilizzo da più tempo ti rende più esperto, sicuramente di me. Io mi fido della mia capacità di pescare isole. Vediamo, eh. Vediamo se mi fido bene. Ok. No, non mi sto fidando molto bene. Ma hai visto anche l'altra volta? Che cos'era che avevamo fatto l'altra volta? Il competitive draft. Quando sei andato via tu ho cominciato a vincere. Benalia, oh, posso fare un Benalia. Guarda che ha fatto questo già. Porca miseria. No, raramente mi ha girato così male in un quick draft, in un quick constructed questo mazzo, comunque. Oh, non fare il modesto, dai. È molto molto capace. Non va bene questa cosa, eh. No! Purello. Era leggendaria. Approfittiamo di questo grande. Ho capito, ma quanta roba tiri giù? Ci vorrebbe un Fumigate. Oh, è arrivato il cosino qua. Ed è arrivato anche lui.
No, 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 ma che scherzi? Ma ci mancherebbe. Te l'ho detto, io non credo alla sfiga. E, o forse dovrei sacrificare lui. È una brutta situazione. Ah, questo non può essere neanche bloccato da questi due qua. Bene. Mamma mia, un altro. Ci vorrebbe un fumigate. Lei ci crede benissimo a me, è vero. Ma stai vedendo? Mamma mia, quanto ci vorrebbe un fumigate. Praticamente gli azzero completamente il gioco. Gli appoggio Raff, sì, però. Così dici almeno gli ammazzo questo. Sì, questo glielo devo ammazzare. Ok. Sì, per forza. Mo si arriva al fumigate, però rosico. Ah, era pure. Ma non gliel'ho ammazzato? Ah, perché aveva più uno più uno. Quindi ho sacrificato Raff inutilmente. È una brutta situazione, eh? 3 e 2, 5. No, la ballista non mi serve a niente praticamente. È andata proprio. Ah, facciamo una cosa. Facciamo così. Guarda, eh. Guarda che facciamo, eh. Aspettate, eh. Non vi muovete. Ok. Benvenuti. Oggi faremo un quick constructed con il mio mazzo Historic. Bene, andiamo ad iniziare. Questo è il mazzo. Come se non fosse successo niente. No, non mi impicco in diretta, tranquillo. In caso sarei anche abbastanza discreto. Vai. Come se non fosse successo nulla, eh? No, e che diavolo, non è possibile che tre partite mi girino male in quel modo. Ma perché tu vuoi la diretta proprio gore e hardcore proprio, oppure semplicemente perché vuoi che mi impicchi in generale? Oh, vedi? Adesso sì, in realtà stiamo peggio di prima, però almeno c'è varietà. Gore, 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 ok. Non oggi, tra l'altro non ho neanche la webcam. Ti dice male. Non so. Far vedere la mia faccetta mentre gioco a Magic lo trovo un po'. Oh, questo c'è un mazzo Wizard. Ma che oggi mi copiate tutti i mazzi? Ora starei scrivendo, guarda, tanto la tua faccetta non la vuole vedere nessuno, tranquillo, giusto? Ti conosco? Mascherina? Mono rosso agro? Sì. Capace. Ho bisogno di tante terre. Esatto. Eccola. Venalia. Venalia, salvaci tu. Oh, guarda. Il mio amico Chainwhirler. Vai, vai. Sempre molto. Ma secondo te sono poche le terre? 24 terre sono poche, secondo te?
Ah già, ora ho i segnalini per colpa sua. Maledetto. Vabbè, io ne faccio un'altra. Vai. Ok. Ma che tolgo però? Il gioco effettivamente me ne suggeriva 26. Sì, effettivamente. Mi faccio fuori il Soul Scar. Mi servirebbe un mana per Lyra. Sarebbe. Ecco, era troppo bello per essere vero. Mannaggia, oh. Non ci posso credere. Però c'ho Raffa, che potrebbe essere. Potrebbe dare quel twist. Dici che devo fare su di lei? Sì, vabbè. Ah, non può attaccare. Può attaccare? Ma ce n'è una sola in mano. Sì, gira tanto, tanto aggro, effettivamente. Dai. Però è ok, no, quello non ce ne frega niente. Vai. Poi la facciamo fuori. Gira tanto aggro. Sì, effettivamente sì. Però anche il mio mazzo, quello Wizard blu e rosso, è quando gira bene al quarto turno ha sparecchiato. Terzo turno. Ok, 20 a 3. E non ho un mana ancora, eh. E che cavolo faccio? Faccio schifo, ecco che faccio. Qualcosa reggo però. Tu non puoi attaccare? Sì, ora sì. Non ho capito perché prima non ho attaccato, eh. Perché era la stessa situazione di ora. A posto. Ciao, ciao. Basta, mi sono stufato. Tanto comunque se mi ammazza così, mi ammazza in un altro modo. Passiamo oltre. Un disastro oggi. Giusto con i Wizard qualcosa di carino sono riuscito a fare. Poi vedrai. Sì, ci stavo pensando proprio prima, in effetti, perché mi servì, non so per quale motivo mi serviva un mana in più e non ho fatto, cioè, ho fatto il retort e mi sono detto, porca miseria, vedi se avevo qualcosa da due mana. E poi, tra l'altro, di Wizard ho solo appunto i Trickster e coso, Raffa. Però vedi che continua. Mannaggia. Proviamo. Però questi due. Niente, devo mollicare. Ma io adesso se cambio il mazzo mentre gioco il Constructor, ovviamente quello che ormai ho inviato per l'evento è quello, non è che cambia. Giusto? Ma dai, non è possibile che sei tu. Oh dai, è mulicato anche lui però. Sembra che sta andando al bagno dal suo avatar. E sembra che abbia anche qualche difficoltà. Bah, Benalia per il momento non mi serve molto, eh. Ma no, è un caso, tranquillo. È solo un caso.
È vero, la mia parte razionale mi dice che non può essere, quindi deve essere per forza così. Ma oh, questo è da tanto che non lo vedevo. Gli facciamo il trucchetto del trickster? Così lo uso per qualcosa? E questo ha Eternalize con 5. Beh, ancora un pochino ci vuole. Sì, le banane mi piacciono molto, in effetti. Va bene, vai. Vai. Tra l'altro, guarda, guarda che bello, eh. Perde anche il double strike, perde tutto. Perde tutto. Dai, è carino, su. Mo, a parte che l'ho usato con una creatura stupidissima, però tu pensa, anche ad altre carte che fanno cose, triggerate o con abilità che puoi bloccare. Questo era. Ah, ok. E c'è poco che possa fare, sinceramente. Eternalize, sì, lo può fare, ma deve farlo con 5 mana, no? Quindi un po' ci vuole. Intendevo quello, cioè un paio di turni ancora ce li ho. Praticamente oggi è come quando nei giochi indie o nei roguelike attivi il malus, no? E io sto giocando col malus che non ti viene mana. Quindi ogni volta che attacca questo crea due gattini. Che palle, io glielo cast out quasi subito. Quasi subito, sì. Vabbè, anche prima che dichiari l'attacco, no? Così non lo faccio. Gli faccio il sorpresone. Tipo adesso. C'ha ragione. Vedi? Vedi, quando uno non è lucido, non dovrebbe giocare a Magic. Ricordate, bambini, non giocate a Magic se non siete lucidi. Seguite i consigli di nonno Darsh. A posto. Vabbè, però almeno adesso ha Summoning Sickness e Puppi. Fumigate. Fumigate dopo. Lui è 3-3. Facciamo Benalia. O no? Oppure lui ha una carta sola in mano. Oddio, io allora facciamo così. Io aspetto che cala tutto quello che ha da calare e poi faccio piazza pulita. Dai, usiamolo questo Fumigate. Sfruttiamolo bene. Lo so, infatti oggi non dovevo giocare. Poi avevo. Ormai l'avevo annunciata la live. Perché stanotte c'è stato il Kraken che ha fatto il matto. E non abbiamo dormito neanche, credo, mezza ora. Quindi non sono proprio completamente non lucido. Vai, vai, attacca con tutto quello che vuoi. Bravo. Dai, dai. Vabbè, uno potevo pararlo, effettivamente. Voglio fare più effetto Fumigate dopo. Ah, questo non poteva farlo ancora? Ancora no. Ok. Potrei aspettare ancora un turno, magari gli paro questo, così non mi fa 4 danni e riesce a fare questo cacchio di Eternalize che sto aspettando che faccia. Il Fumigate che fa? Distrugge? Ah, distrugge, quindi comunque lui lo può rifare 3000 volte, no? Giusto? È un token, quindi no, muore, muore, ok. Dai, aspettiamo.
Vai, bravo. E fai sto Eternalize, ma perché non lo fa? Sì, una sola volta, sì, ho visto che genera un token. Va bene. Almeno mi risparmio 4 danni. Beh, mo devo farlo però, eh. Cioè, anche se... Tra l'altro sta a 37. Niente, non fa l'Eternalize. Che infame, oh. Vabbè, ciao. Ok. Bye bye. Quindi adesso abbiamo parecchie belle cosette, tipo tante balliste, una bella Benalia. Guarda, lo fa adesso, mamma mia! Tra l'altro è pure Double Strike questo. Bellino, eh? Dunque, la balista potrei farla a 2, 4, a 3. Io farei intanto la Benalia per pararmi da questo maledetto. E mi tengo anche il Wizard Retort. Allora, dovrei avercelo Wizard Retort? Sì. Sì, vai. Vai, perfetto. Ok. Ce l'ha le cosette simpatiche, eh? No, pensavo di farglielo fuori. Cioè di fare una ballista da 3 adesso, perché ho paura che lui ha cose molto più pesanti di quella da counterare. Madonna, sta a 39. Ok. Non può guadagnare vita nel frattempo lui, no? Che è successo qua? Perché c'è la doppia freccia? Non ho capito. No, sta succedendo una cosa che non mi piace, quindi io lo faccio fuori con i metodi sicuri. Non mi piace quello che sto vedendo. Ah, il Double Strike può decidere di indirizzare su due bersagli diversi ciascuno dei due attacchi? Vedi, questa non mica la sapevo. Oh, c'è l'ira, eh? C'è l'ira, attenzione. Potrei, invece potrei tenermi il torrential per cosa però? Non c'ho niente. No, non c'ho niente. Farei l'ira a questo punto. Ma il Gerark però non farebbe nulla. Non è meglio che fare l'ira? Ma gliela ammazzo anche con l'ira? Ah, dici? Cioè, è arrivato a questo punto. Ciao, silenzio 1. Benvenuto. Dicevo, è arrivato a questo punto. Ah, dici, eh? Ah, mi segui lì, grazie, grazie mille. Va bene, allora faccio il Gerark, dai. Voglio darti retta. Hai mai commentato, silenzio 1? Non so se magari ti conosco con un altro nick lì su YouTube. Vai, facciamo questa cosa. Sempre come silenzio. No, non come silenzio. Ok. Che fa questo? Ah, hai capito, eh?
Oh, guarda che c'è, bella questa per dopo, eh. Adesso potrei. Sì, potrei fare lira adesso. È decisamente ora di fare lira. Ah, silenzio, sì, ho capito, sì. Era da un po' però che non commenta. No, ballista no, dai, no, no, no. No, aspetta, fammi fare. Mettere un pilastro. Ma tanto non ci attacca col coso, quindi. Ok. Ma lo sai che io rimarrei. No, il coso glielo ammazzo, sì, hai ragione. 3, 3, 6. Anzi, gli ammazzo tutte e due. No, questo non me ne frega niente. Sì, gli ammazzo pure quello. Dopo. No, immagino, per carità. Adesso che mi hai detto silenzio, sì. Però erano video vecchi. Allora, il coso glielo ammazzo. Ma pure dopo, che me frega. Intanto attacco. Quindi ti stai godendo la live sulla spiaggia, mi stai dicendo, o su o bordo piscina, tipo, mentre io sto qui a Roma a sudare come un maiale. Bene, bene. Ti invidio molto. Che bella la balista quando fa questi scherzetti. Ah, tu generi cose, giustamente. Che palle. È carino, è vero, sì. Però ricordiamoci che ho questo io, eh. Facciamo che lo facciamo cadere in trappola, va? Esatto, quale delle due? Spiaggia o piscina? Spero per te. Oddio, a quest'ora che ora è? Le 4, oddio, forse la spiaggia è bella calda. Bravo, sì, fai, fai. Guarda, però ne ha presi due, eh. Mamma mia. Allora, quanta mana ho io? Ho 3, 6, 7. 4, 2, 6, ok. Aspetta, aspetta. No, non volevo farlo subito il. Voglio farli fuori tutti dopo. Sarebbero 7? No, sarebbero troppi qua. Sì, no, io faccio subito. E poi. Forza. Hai visto mai che capita un'altra ballista? Ok. Intanto qua posso pescare, eh. Carino questo. Vai. C'è Raff. Io Raff lo sacrifico, frega niente. Dai, dai, dai. Blink mi piace. Blink mi piace molto. Dai, sta girando abbastanza bene, eh. Un'altra volta sto. Ah no, questo è un altro.
Vabbè, chi se ne frega. Allora, o Yibling con gatto. Comunque ho bisogno di pescare. Oppure posso anche aspettare, francamente, perché comunque sto in vantaggio. Pesco con questa e me ne sto buono. Potrei blinkargli questo. Sì, ma quale però? No, questo tanto poi lo rifà. No, gli blinco... Vabbè, dopo, ormai lo faccio dopo. Tanto pesco questa. Ce la teniamo magari... vedi, ce n'è un altro. Allora, aspettiamo un attimo. Bello, guarda. Per questo. Vado, vado. E 4, 8. Posso fare due blink con kicker, eh? Vediamo che ha pescato. Ecco. Porca miseria, guarda che ha pescato. Vabbè, sì, le way. Ah, però solo se controlli 3... Almeno 3 altre creature. Sì. Bello. Ah, lui crea pure dei token, mamma mia. Cosa è allora? Non... Mi sono perso quando l'hai scritto. Sì, adesso glielo rimbalzo. Ah, perché giustamente entra in campo di battaglia, giusto, giusto, ok. No, prima lo poteva rifare, eh? Adesso no. Gli rimbalzo questo? Invece che il gattino? Perché magari che ne so, mi viene un counter dopo qualcosa. Sì. Oh, un Teferi, per esempio. E un altro Raff. Ok. Allora, facciamo subito Teferi. Volendo potrei... Vabbè, dopo quando torno in gioco. Right on schedule. Vai, pesca, pesca. We need to move quickly. Poi c'è Raff. E poi attacco solo con lei, eh. Esatto. Allora. Bene. E mi liberi per fare il Silhouette, volendo. Quindi una e una. Quindi posso fare tutto adesso. Chi sei tu? Un'altra volta. Pesca carte. Ah, beh, quello che io ho rimbalzato. Sì. Sì, lo terrei anch'io. Eccolo. Che palle, mo questo crea token a rotta di collo. Carina questa meccanica che in combo con questo, eh. Vai. Che mi attacchi?
Tutto. Okay. No more games. Va bene, poi. Ma lui adesso è spacciato. Keep up the pace. Oh, guarda. Wizard Retort che non fa per niente male. Davvero? Non me ne sono accorto. Ah, è vero, c'è questo libero. Vedi quando uno è rincoglionito? Allora, non so se continuare ad attaccare con sta lira oppure se starmi buono adesso. Forse con lira devo attaccare, eh. Il resto lo lascio così. Perché questo glielo, glielo seal away. Due li... però me lo ammazza Teferi. Sì, lo so che... però mi fanno fuori Teferi matematicamente, eh. Vediamo un po'. Sì, è vero. Però Teferi è utile. Oh, gatto. Gatto no. Guarda, cacchio. Questa è stata una bruttissima cosa. Brutta, brutta, brutta. Ah, tutti lui, poverino. Mamma mia. E non ce l'ho Dusk Dawn, tra l'altro. Quella è bella, sì, dovevo metterla. Sì. Sono in programma quelli, in effetti, perché sono veramente necessari. Ok. E niente, ciao ciao Teferi. Plan B. Hey, that was uncalled for. Ora lui potrebbe riprendersi tutte le creature con forza minore, no, due o meno del cimitero. Quindi molte cose si riprende. Mamma mia. Un altro seal away e basta. E niente. Mi sa che pure questa, a meno di twist particolari della partita... Ah, bene. Si riprende Uketra. Niente, le cose buone le pesca solo lui. Tutti Hexproof. Mi sa che ho sbilanciato troppo le creature. Vabbè, tutte Hexproof. Vabbè, no, giusto un Fumigate glielo posso fare, sì. Ciao Silenzio, buona vacanza, buon mare, buona piscina, divertiti. Grazie di essere passato. Sì, era un po' più... forse era un po' più bilanciato prima. E allora sono 2, 4, 7, 11, 15 danni a questo turno, 15 danni a quelli dopo. Io direi di andare perché tanto
È inutile insistere. E dicevo che non è che posso cambiarlo il mazzo, no? Fare delle modifiche mentre sono nell'evento, giusto? No, non credo. Però, boh, mi sembra strano, cioè non l'ho stravolto così tanto con le modifiche che ho fatto, eh. Cioè, ho aggiunto giusto qualche creaturina in più. Possibile che quelle due o tre rimozioni che per forza di cose ho dovuto togliere fanno tutto questo casino? E un po' ci si mette anche sta cavolo di sfiga. No, questa la devo mollicare. Ah, tu non ce la metteresti proprio? Zero? Benalia? Perché all'inizio io mi pare che ce l'avevo messa in due copie. Poi ho notato che quando è in gioco Raf è molto molto carino riuscire a metterla nel turno dell'avversario. Certo, effettivamente, cioè, prevedere una carta per quello scopo e basta non è molto. Non è una scelta valida. Zero, eh? Due. Era molto, molto meglio bilanciato quando all'inizio piuttosto che adesso. Vabbè, le prove si fanno apposta. C'è anche da dire però che mi sta dicendo sempre sfiga, eh. Questo è. Cioè, non riesco a valutarlo in questo modo, il mazzo. Ok. Un micetto simpatico. Beh, per esempio adesso ci sta tutto. Sì, potrei intanto togliere due Benalia, magari metto altre due rimozioni. E vediamo anche di bilanciare un po' Lyra, Raph, Teferi, questi qua. E magari togliere un Trickster. Perché, insomma, avere la mano piena di Trickster e non saperci che fare non è fantastico. Ah, dici di alzare le terre, eh? E vabbè. Mamma mia, però 26 mi sembrano veramente tante. Ok. Io aspetterei. Tu che fai? Ah, tu eternalizzi con 4 e scarti una carta. Ok. Ah, e questo quando mi fa danni si stappa una creatura. Lui. E Glimpse qual è? Aspetta che intanto che lui ci pensa vado a vedere. Glimpse of Nature. Ok, un 3-2 flash fatto al turno suo. Va bene. Ah, sì. Ok, capito. Beh, certo, con questo mazzo non credo di farci nulla con l'energia. Allora, questo potrei Seal Away, così non lo eternalizza neanche. Oppure potrei prenderle e basta, chi se ne frega. Ma io prendo tanto. Sì, è vero. Potrei mettere le hub. Ok. Quasi quasi adesso attaccherei. E poi farei un altro Benalia. Sì, perché tanto non è che ho tanta scelta qua. Ah, pari? Bene. Meglio. Meglio per me. Hai visto come hanno velocizzato le animazioni delle saghe? Prima erano veramente lentissime. Eh no, questa modifica del mazzo non è andata proprio benissimo. Di nuovo lui? Ma vanno un sacco questi ultimamente. Ci hanno avuto un revamp, sti gatti. Non li vedevo boh, da mesi. Oh, guarda che bello.
Vabbè, mo' aspetto che Benalia faccia il suo corso e poi faccio la sorpresina. Sorpresa! Vai, fai tutto quello che vuoi, guarda. Tutto. Ah, attacchi con proprio tutto, tutto? Beh, però io me li risparmierei comunque. No, volevo fare il fumigate. Ah, eh sì, hai ragione. Hai molto molto ragione. Sì. Vedi, io che sono un fautore del Trickster, non ci avevo pensato. Perché ero affascinato dal fumigate. Stavolta bene però, para, grazie. Ho parato bene? Sì. Ok, ho parlato bene? No, ma che ho fatto? Ok, ma perché mi fa questa cosa doppia? Ah, perché lui è blu, non lo so. Non ho capito perché fa questa freccia doppia. Me lo sai spiegare? Sì, lo so che costa 5, ma sicuramente al turno dopo che vuoi che un mana non mi arrivi? Guarda, eh. Guarda, avevo calcolato tutto. No, invece no. Va bene, basta. Io continuo a fare cose belle del genere. Vai, un'altra. Riuscirà il nostro eroe Darsh a vincerne almeno una? Con questo mazzo un po' depotenziato? Che mi fai fuori? La saga? Sì. Ah, non attacchi, eh? Posso fare il Fumigate. Lui ha una carta sola. Attacco con tutto e poi faccio in caso il Fumigate. Eh? Però, oddio, è una situazione un po' di stallo. Potrei anche starmene buono e aspettare, eh? Così poi magari gli faccio un seal away, un bounce qui, un bounce lì. Beh, intanto attacco e vediamo che succede. Così qualche dannino gli arriva. Due danni gli arrivano. Che faceva lui quando moriva? Ah, pescano carta, ok. Vai. Ah, invece per quanto riguarda i Mazzo Knights, il video col Constructed l'ho già fatto, l'ho registrato, dovrebbe, se non erro l'ho programmato per non domani ma dopodomani, mi sembra. Sì, mi sembra dopodomani. E beh, l'ho girato bene, poi vedrai, poi vedrete anzi. Forza. Ok. Questo glielo potrei blinkare dopo. E allo stesso tempo. No, non posso neanche. No, quello non posso farlo. Ah, ho dovuto scartare una carta, tra l'altro. Va bene, direi di rimanere così e vediamo che fa. Va bene. Guarda. Sempre ce l'ha, eh. Vai. Ok, lo sblinchiamo. E ovviamente viene un'isola. Dice, ma non ti sta mai bene niente. Ho capito, ma quando. Guarda, quando devono venire cose cicciottose, vengono le terre. Invece quando apro la mano, niente. Vabbè. Allora, ora potrei però fare sia il Blink che il Merfolk Trickster. Ricordiamoci, eh? Quindi potrei fargli fuori. Vabbè, poi vedo cosa gli farò fuori. Ah, questo crea cose. Oh, guarda questo. Aia. Brutta. E il Molo Exerta sicuro questo. Quindi crea due token. A meno che non glielo tricksterò.
Potrei tricksteraglielo. Potrei tricksteraglielo, sì. Vai, vai. Però non ne fa due. A parte che non può exertare in pila. Sì, oddio, teoricamente può farlo. Però comunque non se ne becca due. Quello sicuro. Ok. Quindi, guarda, posso comunque farglielo, se lo vuoi. Vedi che serve anche a questo il trickster. Anzi, io lo faccio subito perché... Ciao. Vabbè, per fortuna non l'ha fatto. E ok, un'altra mana. Va bene. Sto zitto, eh? Non parlo. Ok. Quattro due vigilance. Che fai? Ci attacchi? Gli blinco Benalia, che direi che sto abbastanza messo benino. Ecco qua. Guarda, due Wizard Retort. Dai, mi ha detto benino adesso. Allora, vado. Vado subito, tanto che mi frega. Capirai molto, ho due counter. Sono andati via tutti intanto, sei rimasto da solo. Dai, su, non puoi fare nulla. No, non è vero che sei rimasto solo. Ci sono altri compagni di avventure. Ti sei perso la live su Zack McCracken l'altra sera. Hai fatto bene perché evidentemente avevi di meglio da fare, però è stato divertente, decisamente. C'era solo una persona, quindi comunque con qualcuno ho interagito ed è già divertente così. Ma poi credo che se riusciamo a organizzarci almeno in due o tre, penso che ci spacchiamo dalle risate, è veramente carino. Sì, sono senza mani e non scrivono. Non ti preoccupare. No, era per dirti che però è veramente divertente. Oh, finalmente ne abbiamo vinta una, eh? Mannaggia, oh. Topsy. Oh, mamma mia, finalmente. Finalmente una cavolo di mano decente. Vai. Vai, vai, questa me la sento buona. No, all'inizio ho incontrato anche qualche oro, eh. Non so se per caso oppure... Vabbè, io credo che tenti di abbinarti a qualcuno del tuo livello, però dopo 10 secondi, se non lo trova, non è che ti può far stare lì 3 ore a aspettare. Suppongo, no? Mazzo artefatti? Carino. Questo è quello che volevo fare io, tra l'altro. Vai, vai. Oh, abbiamo un Benalia che mi sembra capiti a fagiolo. Dici che già da così tu capisci che artefatti fuffa? Beh, oddio, è bronzino, quindi magari è un principiante, non lo so. Ah, una cosa, ma una volta che raggiungi un rank, ho visto che anche se perdi e scendi sotto, non torni più al rank precedente. Così ti risulta? Cioè, una volta che sei arrivato a un rank, è quello di base e puoi solo salire?
Ah, ok. Però non so, io forse mi sbaglio, ma sto notando che ultimamente sto provando dei mazzi che ovviamente all'inizio fanno cagare. E quindi calo parecchio anche sotto al rank attuale, ma non mi passa mai al rank successivo, al rank precedente, scusa. Forse da un certo livello in poi. Non lo so. Ah, ok. Intanto sto piano piano. E il problema è che se non arriva mana dopo, è un problema. Ah, ok. Fin tanto che controlli un artefatto, lui è simpatico. Ecco, per esempio il Trickster qui. Potrebbe essere carino. Potrei attaccare con tutto. In caso, se lui mi para uno di questi. Non me lo ammazzano. Potrei fare il Trickster e togliergli questa cosa del più 2 più 0, per esempio, e farglielo fuori senza che io perda. Tanto non ho mana. Non posso fare nient'altro. Sì, è carina come cosa. Non credo che pari, sinceramente, però. Gli facciamo il trucchettino simpatichello. Forza. Ah no, ne para solo uno. Va bene. Io facciamo dopo allora. Vai, vai. Guarda cosa sto facendo con 3 mana. Ah, si riprende in mano un artefatto che potrebbe già fare. E va bene. Bene. Vai, vai, attacca con quello. Bravo. Ops. Non voli più. Ciao. Carina questa pure, eh? Come trucchetto. Vedi che sono versatili alla fine, dai, purelli. Ok. Ora attacchiamo sempre con. Oh, è arrivata l'isola. Quindi potrò fare Raff al turno dopo e credo che mi metta bene. Però non parlo, ovviamente. lo so. Ecco, sparecchiato tutto e gli faccio anche. No, tutto no, però gli faccio questi bei 4 danni. Vai. Ah, tra l'altro posso valutare sempre il counter, eh. Io, a prescindere da come vado a finire la partita, devo staccare dopo questa, quindi la live terminerà. Magari il Quick Constructed lo proseguo una sera di queste. Non so se in live o no, ma comunque lo terminerò. Sono qui da 2 ore e 40 alla fine. Meno male che avevo sonno. Forza, comunque oggi è passata molta gente. Sono molto contento. Anche persone nuove che non avevo mai incontrato da nessuna parte, che comunque mi seguivano su YouTube. Allora, tu sei un coso che è abbastanza inutile. Vai, vai. E gente che parla, sì, soprattutto, per fortuna. Perché insomma, giocare a Magic con persone che scrivono è davvero divertente. Altrimenti diventa un monologo. Che fa? Che fa? Ah, scrive, va bene. Dai, su, che hai perso, dai. No, perso no, però insomma. Ah, tra l'altro ho anche Fumigate. Non attacca? Ai ai ai. Oh, guarda il Trickster, preciso preciso per farmi vincere. Eh sì.
2, 4, 6, 9. Sì, è andata. Guarda, guarda i trickster, vedi? Viva i trickster! Voglio una maglietta. Sì, Good Game è il mio, caro, perché devi lavorarci un po' di più su questo mazzetto, però dai. Ci siamo passati tutti nei mazzetti stupidi da collaudare e da migliorare. Ok. Allora, come vi dicevo, devo interrompere. Però prima di fare questo, volevo un attimo capire con te di questa cosa. Quindi potrei mettere, potrei togliere due Benalia e mettere due terre in più e siamo a posto con le terre. Poi abbiamo 15 creature. 15 creature forse sono troppe, effettivamente. Potrei togliere un Merfolk Trickster, che per quanto siano carini e simpatici, forse 4 erano troppi, forse anche 3 sono troppi. Mo apro la busta. E però, guarda, il resto secondo me è ben bilanciato. Le balliste sono carine, due, sono veramente di una versatilità incredibile. L'ira ne ho messe 3, perché se ci devo chiudere con l'ira, in qualche modo, potrei togliere un Ruff. Ecco, il massimo che posso fare è questo. Toglierei un Ruff. Per mettere, non so, un altro Seal Away, un cast out, magari un cast out e un Seal Away, una cosa del genere. Tre Fumigate. A parte che non ce l'ho. Io ce l'ho, sì. Tre Fumigate e un altro cast out, giusto? E tolgo, abbiamo detto. Che tolgo? Un Ruff? Ho capito, ma no, non ce l'ho, no, non ce l'ho l'altro set. Vabbè, per ora penso che così vada un po' meglio, vero? Ho tolto due creature. Ok. Sì, hai ragione, questo è un bel suggerimento. Sì, è vero. È incredibile, oggi ho beccato solo aggro. E so 2 ore e 40 che sto a giocare. Tra l'altro un sacco di mazzi con i draghi di M19. Mamma mia, che paura. Ce n'è stato uno in particolare, brutto questo. Brutto. No, non mi piace molto. Questa l'hanno ristampata in M19. Bravi. Ma niente di che. Ah, però ho preso una rara. Ho preso una wildcard rara. Potrei. Cos'era che dovevo metterci? Il Fumigate? No, mi hai detto che. Ah, il set of the Breakage, sì. Dici un altro però che tolgo? Il 5-5 che fa 5 pizze quando entra. In che senso? Ho perso il contesto? Parli di quelli che ho pescato adesso? No, no, ho trovato due mazzi con i Bolas. Quelli là, aspetta, dove erano? Quello là che si trasforma, il boss che si trasforma. Questo. Guarda che roba. Cioè, vabbè, guarda che roba, lo conosci benissimo. Sì, lo so, no, nel senso però, che ne so, ci stanno 3.000 bolas, tipo questo, sono 2.000, quindi immagino. Ecco, quindi probabilmente ho affrontato un mazzo molto due volte, una di seguito all'altra, due mazzi molto simili a quello che stai giocando adesso. Questo è veramente fa paura quando entra. Ci ho avuto la sudarella. E niente. Quindi che stavamo dicendo? Ah, di mettere un settle però che tolgo? Teferi, Lira 3 va bene, dai. 3 Ruff vanno bene per forza. Ah, avevamo detto di togliere i Benalia, no, tolti. Ci pensiamo stanotte, dai. Vi lascio il compitino per casa. Che cosa può togliere Darce per mettere un settle? Lira 3? Eh sì. Va bene. Poi io vado. Ci si rivede sicuramente live in giro, eventi, cose varie sulla mia pagina come al solito. Grazie mille di essere passato. Grazie mille a tutti quelli che sono passati anche solo a vedere. Un salutone. Ciao ciao, buona domenica.